Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. È finito il turno di Serie A per quanto riguarda la domenica di Pasqua. C'è stata la prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Se l'ha giudicata la squadra di Allegri con un perentorio 2-0 firmato dalle reti di Chiesa e Vlahovic, che hanno permesso ai bianconeri di stendere i biancocelesti e di far suo il primo atto della semifinale contro appunto la Lazio. Temi essenziali di questo TMV News, andiamo a commentarli subito col nostro primo ospite, che è già collegato con noi ed è un ex attaccante cresciuto nel vivaio bianconero come Enrico Fantini. Enrico, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. All'indomani della vittoria della Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia sulla Lazio per 2-0, ti chiedo innanzitutto se hai visto la partita e se questa vittoria vuol dire tanto per una Juve che in campionato nell'ultimo mese e mezzo ha fatto i fatti come racimolando pochi punti e scivolando anche al terzo posto in classifica. Sì, la partita l'ho vista, è stata, penso di aver visto due partite in una, dove il primo tempo la Juventus ha fatto veramente fatica e poi invece poi ha dominato nel secondo tempo, dato anche da un calo vistoso della Lazio. Probabilmente la Lazio ha patito un po' le fatiche di domenica e quindi non è riuscita a tenere la partita viva. Sicuramente questo 2-0 per la Juve è un risultato che, come dire, la mette abbastanza tranquilla per il passaggio e quindi per il raggiungimento della finale. Ecco, tanti protagonisti però della Juventus, in particolare mi riferisco a Federico Chiesa, dopo la partita ha sottolineato che non era soltanto una partita a far uscire la squadra dalla crisi, sebbene una serata del genere servisse come alla squadra di Allegri, che nel giro di un mese e mezzo è passata da lottare per lo scudetto, sogno cullato, accarezzato per 6 mesi abbondanti, a doversi guardare alle spalle addirittura quasi dal Bologna. Quindi ti chiedo un parere su questa piccola involuzione che ha avuto la Juve nell'ultimo mese, seppur l'obiettivo iniziale, come dice spesso Allegri, fosse tornare in Champions League e non vincere lo scudetto. Sì, sicuramente la Juve non attraversava e non, penso che non attraversa un felice momento, vuoi perché le pressioni a Torino sono altissime, quindi la richiesta è sempre molto alta, quindi le partite bisogna vincerle tutte. E, come dicevo prima, viene da un momento molto difficile, da parecchi pareggi consecutivi, che quindi l'ha allontanata un po' da questa rincorsa all'Inter. Sicuramente l'obiettivo di Allegri, quello che ha sempre detto lui, è quello di raggiungere la qualificazione alla Champions League e quindi dovrà sicuramente alzare come dire, il livello del suo gioco per raggiungere questo obiettivo, perché la Juve vista ultimamente non è che mi sia piaciuta tantissimo. Ieri sera dopo il gol si è sbloccata un pochettino e quindi si è rivista un po' la Juve di un mese fa, che forse fa ben sperare i tifosi juventini. E invece per la panchina dell'anno prossimo ripartiresti, continueresti con Massimiliano Allegri in panchina? Perché si parla tanto della guida tecnica della Juventus, con Allegri che rimarca spesso che è ancora un anno di contratto, ma potrebbe essere arrivato anche arrivato alla fine del suo secondo ciclo sulla panchina juventina. Tu in tal senso come la vedi? Io è una mia sensazione, quindi è soltanto un mio giudizio personale, quindi nessuno se la prenda. Però a volte ho l'impressione che alcuni giocatori non siano motivati, non siano più motivati come una volta. Quindi forse avere anche un altro allenatore potrebbe, un altro mister potrebbe motivare alcuni giocatori che ultimamente non stanno rendendo come dovrebbero rendere. Non so, uno su tutti mi viene in mente Chiesa, che viene spesso sostituito al 70esimo, al 75esimo, ecco, quindi penso che a questi giocatori un po', come dire, la pazienza venga un po' a terminare e quindi il rapporto con il mister si vada un po' a rompere. Però ripeto, questo è un mio giudizio da esterno, quindi non sono all'interno, non so bene come siano i problemi. Sicuramente la società sa benissimo cosa poter fare. Allegri sicuramente è un allenatore vincente, ha vinto parecchio, ha vinto molto, quindi non sono io a giudicarlo. Ecco, quindi mi piacerebbe vedere qualcosa di diverso per vedere una Juventus magari diversa.
Ecco, ho citato prima il Bologna, altra casacca che ha fatto parte del tuo passato calcistico, che in questo momento tallona la Juventus in classifica e continua ad essere saldamente al quarto posto, che vale la Champions League. E per un anno si è parlato dell'escalation del Bologna in questa Serie A, che ormai ha 7 partite dalla fine, 8 per chi deve ancora recuperare qualche gara, sembra sempre più avvicinarsi alla prossima Champions, che è stato un sogno appunto cullato per tanti mesi. È veramente vicino questo Bologna a raggiungere la Champions League, a tuo parere, e ti senti di sbilanciarti in tal senso su un verdetto? Ma se non vado errato, punti alla mano, penso che il Bologna sia a 2 punti dalla Juve Esatto, sì, che è terza in e classifica. quindi, esatto, quindi sicuramente le motivazioni la squadra di Thiago Motta ce l'avrà di sicuro per rincorrere questo sogno che per i tifosi del Bologna sarebbe una cosa forse immaginabile e meravigliosa. La vedo molto difficile, la Juve sicuramente dovrà reagire, come ho detto prima, a questo momento. Il Bologna vive sulle ali dell'entusiasmo, sta facendo vedere un gran calcio. Thiago Motta vedo che sicuramente si è fatto capire molto bene dai giocatori. È una squadra giovane, bella da vedere, perché anche a livello estetico a vederla è divertente. E quindi niente, mi auguro, non è che mi auguro, però comunque da tifoso del calcio, da amante del calcio, sarebbe sicuramente una bella storia questa qua del Bologna in Champions League. Sarebbe un po' una Cenerentola in mezzo ai top club europei, certo, farebbe sorpresa, farebbe piacere agli appassionati del pallone. Bologna che tallona la Juventus, Roma che tallona il Bologna, ripartita dall'arrivo di De Rossi in panchina, anche se c'è stata una battuta d'arresto sul campo del Lecce nell'ultimo turno di Serie A, ma anche Daniele De Rossi, un allenatore molto chiacchierato in vista dell'anno prossimo, anche perché non è ancora certa la sua permanenza sulla panchina della Roma. Io ti chiedo un parere sull'avvento che ha avuto De Rossi nell'ambiente Roma e se non avresti dubbi tu a confermarlo sulla panchina. Diciamo che mi ha emozionato vedere De Rossi sulla panchina della Roma. Più che emozionato, mi ha incuriosito parecchio. De Rossi, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto la storia della Roma, quindi un giocatore importantissimo. Sa benissimo come funziona il mondo Roma. E quindi per lui entrare in questo mondo è stato, tra virgolette, semplice. La cosa difficile era entrare nella testa dei giocatori perché venivano da una gestione diversa, sicuramente allenati da un grandissimo allenatore come Mourinho. Quindi entrare nella loro testa penso che sia stata la situazione più complicata per De Rossi. Però l'impatto è stato devastante perché poi i risultati alla mano hanno dato ragione a De Rossi. E quindi i miei complimenti vanno sicuramente al suo lavoro. Quindi sono convinto che a Roma De Rossi faccia bene. Quindi mi auguro nel suo rinnovo di contratto per la prossima stagione. Enrico Fantini, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ci ritroviamo prossimamente in un nuovo appuntamento. Grazie e buona serata. Grazie e buona serata anche a voi. Dirigente di Ci vediamo. lungo corso in società al Milan, ex capo scout della Fiorentina, attuale direttore generale del Pontedera in Serie C. Diamo il benvenuto a Piero Ducci che è collegato con noi. Piero, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E grazie per esserti unito alla nostra discussione. Vista la tua esperienza di lungo corso appunto nel club del Milan, volevo partire dalla situazione del club rossonero con Stefano Pioli molto chiacchierato per quanto riguarda la panchina dell'anno prossimo. Milan saldamente al secondo posto in campionato e in piena corsa Europa League dove affronterà la Roma ai quarti di finale. Intanto ti chiedo una disamina sulla stagione del Milan, se te l'aspettavi di questo tipo o se aspettavi qualche altro tipo di risultato da Pioli e dalla sua squadra. Allora, le critiche a Pioli non è che le condivida tanto, perché comunque Pioli ha dimostrato di essere un allenatore affidabile con delle idee, che sa gestire anche i momenti difficili di una squadra. Sicuramente guidare la panchina dei rossoneri non è assolutamente una cosa semplice,
E da questo punto di vista ha dimostrato anche carattere. Cioè, lo scudetto vinto non è stata una casualità perché ha dimostrato la sua bravura in pieno. Poi confermarsi in un grande club è sempre una cosa difficilissima, quindi penso che avrebbe avuto qualsiasi problema simile anche un altro allenatore, magari più titolato di Pioli, però io direi che Pioli già ha abbastanza pedigree per dire che è un allenatore di grande rilievo. Ecco, e il suo ciclo al Milan è finito come qualcuno vocifera o prova a smorzare nel clima, nell'atmosfera rossonera, o ripartiresti ancora dal tecnico che ha riportato lo scudetto a Milano, come dicevi poc'anzi, per l'anno prossimo? Secondo me, prima di abbandonare, si dice sempre che non abbandonare mai la strada vecchia per la nuova. Cioè, io sarei molto attento, cioè, se non avessi più che valide alternative non lo farei, ma significherebbe anche cambiare un po' tutto l'assetto della squadra. Ormai la squadra è in qualche modo assuefatta agli schemi di Pioli. Cioè, io vorrei dire una cosa, perché Certo. comunque il Milan è secondo, ma è secondo di fronte a una squadra stratosferica in Italia che è l'Inter. Ci sono squadre che hanno la rosa, non dico migliore, ma sicuramente sullo stesso livello, che stanno deludendo ampiamente. Ecco, per chiudere quindi una parentesi sul mondo Milan, la squadra in vista dell'anno prossimo verrà puntellata, in particolare la dirigenza opererà molto per ricostruire il reparto offensivo con Giroud che a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe lasciare, e sembra che Zirkzee sia uno dei nomi cercati dal Milan per ricostruire l'attacco che verrà. Quali sono a tuo parere i reparti più da ritoccare per un Milan ancora più competitivo? Beh, io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare in un Milan di un ciclo stellare e Certo. sicuramente irripetibile. Io penso che bisogna ripartire da questo concetto, intanto, che se un tifoso fa il paragone col Milan che è stato, è un paragone perdente e ripeto, secondo me sarà un ciclo irripetibile per qualsiasi squadra italiana ad oggi. Erano altri tempi, il calcio italiano imperversava e dominava nel mondo, venivano i giocatori di primissima fascia. Oggi il Milan lavora in una maniera come tante squadre italiane, lavora in una maniera abbastanza progettuale con quello che ne consegue. Quindi è chiaro che certi profili che vengono acquisiti non sempre rendono al meglio, bisogna saperli aspettare. Qualcuno va bene e si in qualche modo diventa importante, qualcuno invece può anche far male. Io direi che il Milan però debba prendere necessariamente un giocatore per reparto di grande spessore. Per Ha un puntellare la portiere rosa. di grandissimo livello, secondo me fra i primi 5 portieri del mondo. Dietro, se prendesse un giocatore importante, sto vedendo che Loftus-Cheek in mezzo sta facendo molto bene, ma direi che i giocatori che vengono dalla Premier League di alto livello, difficilmente, anche se lì giocano poco o risultano con prestazioni più o meno sufficienti, qui falliscono. Cioè, c'è un così divario tecnico fra il calcio inglese e quello nostro che quasi l'ultimo dei giocatori della rosa di una grande squadra, di una grandissima squadra, qua fa necessariamente bene. Quindi Guarda, direi che guarda Piero, hai reso l'idea di quello che è per te il Milan come rosa e quindi da migliorare eventualmente sul mercato. Io ti volevo chiedere anche un'opinione sulle panchine di Serie A, perché ad oggi ce ne sono tante delle big che non sono certe di quella che sarà la guida tecnica dell'anno prossimo, perché Allegri è in forse alla Juve, la panchina del Napoli è un tema d'attualità ogni giorno, De Rossi a Roma non si sa ancora se sarà confermato o meno, solo per citarne alcuni. Quindi un tuo parere sulle panchine di Serie A. Guarda,
Ma il mio parere è che vengono oggi è facile contestare. Io più va avanti il calcio, più vedo che gli esoneri fioccano. Sto vedendo A, B, C, addirittura anche squadre di B e di C che esonerano 3 giornate dalla fine, 2 giornate. Quindi io capisco tutto, però quando c'è penso, un valido progetto tecnico. Ma soprattutto c'è una società solida, secondo me l'esonero, o comunque la cessione del rapporto con l'allenatore è sempre in parte da condividere con la società. Fallimento allenatore non è mai solo il fallimento allenatore, è anche il fallimento della società. Ecco, quindi scusami se ti interrompo, per quanto riguarda la panchina del Napoli, che per le panchine è il tema più, diciamo, impellente di questi giorni, divideresti le, chiamiamo le colpe, tra la proprietà. Gli allenatori, cioè, io voglio dire, in fondo il Napoli quest'anno chi ha perso Kim, ma il restante dei giocatori sono sempre stati gli stessi, no? Non è che ci sono state rivoluzioni, è cambiato Spalletti, che sicuramente però è un allenatore di un'altra caratura, questo è innegabile. Ha cambiato l'immagine e il gioco del Napoli. E invece per la scelta della Lazio di affidarsi a Tudor, come l'hai vista? Perché la Lazio non si è affidata a un traghettatore, ma ha provato già a gettare le basi per l'anno prossimo. Tudor ha dimostrato in questi anni di essere un allenatore attendibile, quindi vengono da una filosofia totalmente diversa perché questi allenatori tipo Tudor, tipo, posso dire. Adesso il Lecce ha cambiato, ha messo Gotti. Cioè, sono allenatori che hanno un credo del gioco meno estremizzato rispetto a quello che può essere un Sarri, uno Spalletti, no? Certo. Però, secondo me, poi l'allenatore bravo è quello che riesce a fare i migliori risultati con la rosa disponibile. Il gioco è un mezzo. E poi il fine è il risultato, no? Chiaramente. I Chiaramente. giocatori sono degli attori importantissimi con un regista, l'allenatore, che deve saper mediare un po' tutte le scene con loro. Chiaro e conciso. Piero, prima di chiudere il collegamento, volevo chiederti ovviamente un parere sul Pontedera, dove stai operando attualmente. La squadra è dentro la zona playoff del campionato di Serie C. Ti chiedo un bilancio sulla stagione, se era come, se sta andando come ve l'aspettavate, e anche una prospettiva sul futuro. Il Pontedera, ho detto stamattina, che è un piccolo gioiello partorito lo scorso anno, non che non esistesse prima, ma abbiamo cercato un po' di cambiare faccia al Pontedera, l'abbiamo un pochino più nazionalizzato e fatto diventare meno regionale, no? Con questo non vuole essere un'offesa, è solamente un discorso di apertura a un mondo calcistico un po' differente. L'altro anno abbiamo avuto grandissimi risultati, abbiamo fatto il record di 60 punti che per la Lega Pro nel Pontedera era mai stato acquisito. Abbiamo avuto giocatori anche importanti, sono passati Marco Andalli che adesso sta in Serie, cioè in Serie B alla Reggiana, Bonfanti che sta all'Atalanta, ha segnato anche in Europa League. E quest'anno abbiamo per esempio Gori e Gnacchiti, che sono dell'Empoli, ma tutti questi quattro che ho nominato abbiamo l'onore di averli in nazionale under 20. Quindi noi lavoriamo in quest'ottica di giovani che devono crescere, devono arrivare al professionismo importante, e anche qui è frutto di una progettualità, no? È ovvio che quando lavori con i giovani hai pro e contro, cioè qualcosa ti danno sull'energia fisica e sulla positività, però quando magari serve l'esperienza qualcosa perdi. Ma dato che la nostra filosofia è questa, noi continuiamo su questa strada con orgoglio, anche perché cercheremo anche quest'anno di raggiungere l'obiettivo dei playoff a ogni costo e regalare
questa città nuovamente questo traguardo. Ovviamente, certo, mi trovo bene, più che bene, perché a dimensione d'uomo e tutto il resto. Siamo professionisti, ho detto anche stamattina che anche se allenatore e direttore sportivo, chiaramente siamo tutti a fare questo lavoro e rimarremmo a vita, a Pontedera, tra virgolette, se fosse possibile. Certo. Poi vediamo però quello che il futuro ci darà. Tanto dobbiamo fare e onorare al meglio questo impegno, poi vedremo, ma sicuramente il progetto, io dico che il progetto salvo complicazioni continua. Chiaro, grazie Piero per essere stato in collegamento con noi. Ci troviamo prossimamente in un nuovo appuntamento. Grazie e buona serata. Gentilissimi e grazie a voi. Siamo giunti alle battute finali di questo TMV News che tornerà come sempre domani in un nuovo appuntamento. Grazie e buona serata.